Il 10 giugno 1940, primo giorno di guerra, con 115 sommergibili, la Regia Marina disponeva di una delle maggiori flotte subacquee del mondo. Numerosi erano i battelli oceanici, come quelli della classe Marconi. Di notevole mole e di caratteristiche operative inferiori a quelle dei sommergibili tedeschi, erano pur sempre unità valide per abitabilità e armamento, anche se un po' lente ad immergersi. Nel corso del conflitto, 32 battelli italiani riuscirono ad attraversare lo stretto di Gibilterra per raggiungere Bordeaux, la base di Betasom, alla quale facevano capo i nostri sommergibili oceanici. La roccaforte inglese vigilava con ogni mezzo le acque dello stretto, che veniva attraversato in immersione dai nostri sommergibili. In base ad un piano preordinato, i battelli italiani iniziarono subito ad operare con successo con gli U-boat tedeschi. Impegnati in Atlantico sin dall'inizio del conflitto contro i convogli alleati che trasportavano in Europa materiale bellico. La vita all'interno dei sommergibili, anche quelli da grande crociera, era molto dura, condizionata dagli spazi ristretti e dalla costante pressione psicologica di essere colpiti da bombe di profondità. La tensione si allentava soltanto quando i battelli emergevano per ricaricare le batterie dei motori elettrici. Gli attacchi avvenivano per lo più in immersione. Avvistato il bersaglio, il battello manovrava per mettersi in posizione favorevole per il lancio. In caso di affondamento, se la nave era priva di scorta, il comandante del sommergibile cercava di soccorrere, per quanto era possibile, i naufraghi. In Mediterraneo, invece, operavano sommergibili di medie dimensioni, come questi battelli della scuola sommergibilisti di Pola nel 1941. Uno di questi era il Settembrini, utilizzato anche per la posa delle mine. In Mediterraneo le missioni subacquee erano molto pericolose, perché la sorveglianza degli inglesi era molto attenta e inoltre le zone d'agguato più favorevoli erano limitate alle acque in prossimità dei porti o presso le rotte d'avvicinamento alle basi nemiche. In caso di reazione da parte del nemico con bombe di profondità, l'unico modo per sottrarsi all'attacco era di tentare di immergersi il più possibile e sperare che lo scafo fosse in grado di resistere alle esplosioni. In quei frangenti era indispensabile osservare il silenzio radio. Nel 1941 i tedeschi inviarono in Mediterraneo degli U-boat del tipo 7C in supporto alla flotta subacquea della Regia Marina. In queste immagini vediamo un battello germanico e uno italiano durante un'esercitazione di rifornimento in mare. I sommergibili italiani erano anche utilizzati per il trasporto di rifornimenti in Libia. Questo è l'Atropo, durante una visita di Mussolini nel luglio 1942 in Africa. L'attività della base di Betasom era molto intensa. Il comandante De Giacomo si imbarca per una missione. Il sommergibile Cagni si avvia a raggiungere la sua zona di agguato in Atlantico. Partenze e rientri per avvicendamenti si susseguivano ogni giorno. L'Atlantico fu la zona di operazioni in cui i sommergibili italiani ottennero i più lusinghieri successi. I nostri battelli non agivano in branchi come i tedeschi, ma singolarmente, come in questa azione di affondamento condotta dal Tazzoli del comandante Fecia di Cossato. Un
Uno di quelli che ottenne i migliori risultati fu il Barbarigo, comandato da Enzo Grossi, poi responsabile di Betasom, in sostituzione dell'ammiraglio Polacchini. Qui lo vediamo in un'azione di immersione rapida. Spesso le missioni venivano condotte con mare in tempesta, il che rendeva molto più arduo colpire con i siluri. All'inizio del 1942, dopo l'entrata in guerra degli Stati Uniti, i sommergibili italiani estesero l'area delle loro operazioni alle coste americane, poiché vi era la possibilità di intercettare navi isolate senza essere attaccati da aerei o navi di scorta. Le buone prestazioni della nostra flotta subacquea in Atlantico furono purtroppo messe un po' in cattiva luce dall'atteggiamento del comandante Grossi, che dichiarò di avere affondato due corazzate americane. Ma come fu appurato nel dopoguerra, la notizia non risultò vera. Comunque, al suo rientro alla base di Betasom, il Barbarigo fu accolto con tutti gli onori. Ovviamente, il servizio propaganda diede grande risalto a questo episodio, che in effetti suscitò molto entusiasmo nel paese. Un altro sommergibile che conquistò grande e meritata notorietà fu il Tazzoli, comandato da Carlo Fecia di Cossato, uno dei migliori ufficiali della Regia Marina. Queste immagini documentano una sua missione in Atlantico nel dicembre 1942. Il 20 dicembre fu affondato il piroscafo inglese Queen City. Poiché l'agonia della nave durò parecchie ore, l'equipaggio riuscì a mettere in mare le scialuppe di salvataggio. I marinai del Tazzoli ebbero così la possibilità di fornire assistenza ai naufraghi, prestando anche delle cure a un ferito a bordo del sommergibile. Questa azione era stata preceduta l'11 dicembre dall'attacco al piroscafo olandese Ombilin, che fu affondato a cannonate presso la costa della Guyana britannica. Anche in questo caso, i naufraghi ricevettero aiuto dall'equipaggio del Tazzoli. Il comandante della nave e il direttore di macchina, rimasti su una lancia in avaria, furono catturati e portati poi a Betasom. Durante questa missione, il 2 gennaio 1943, il Tazzoli ebbe un appuntamento in pieno oceano con il sommergibile Cagni per essere rifornito di siluri. Il trasbordo non fu però possibile a causa delle proibitive condizioni del mare. Il comandante Fecia di Cossato portò a termine con successo un'altra azione il 24 dicembre, affondando con due siluri la motonave filippina Doña Aurora al servizio degli Stati Uniti. Questa fu una delle missioni più ricche di successi compiute dai sommergibili italiani in Atlantico. Il rientro alla base del Tazzoli avvenne il 1 febbraio 1943. Sul periscopio furono alzate le tradizionali bandierine, su ognuna delle quali era riportato il tonnellaggio delle navi affondate. Il battello si mise nella scia di uno spazzamine tedesco, che aveva il compito di precedere i sommergibili che tornavano a Betasom. Anche in questa missione, il comportamento dei marinai italiani nei confronti dei naufraghi fu tale da meritare l'apprezzamento e il ringraziamento da parte del nemico. Ad attendere sulla banchina il comandante Fecia di Cossato e il suo equipaggio era Enzo Grossi, comandante di Betasom.
uomini dai destini diversi. Fecia di Cossato si suicidò nel 1944. Grossi aderì alla Repubblica di Salò e per questa scelta, nel dopoguerra, fu allontanato dalla Marina. Da Betasom all'Appennino italiano per vedere dei mas sui tornanti della Cisa. Sono quelli della quarta squadriglia inviata in Mar Nero nel 1942 agli ordini del comandante Carlo Mimbelli. Nel maggio 1942 la dodicesima squadriglia MAS veniva trasferita sul lago Ladoga. La prima destinazione dei MAS in Mar Nero, dove troviamo il MAS 569, fu Costanza, base navale romena da dove partirono le prime operazioni. Nel giugno 1942 i MAS si trasferirono a Yalta, in Crimea, base avanzata per l'attacco a Sebastopoli. Le installazioni della base erano molto rudimentali, come dimostra lo scalo d'alaggio sul quale si trova il MAS 568. Nel luglio 1942 la base dei MAS fu trasferita a Sebastopoli, nel frattempo conquistata dalle truppe tedesche e romene. La base principale avrebbe dovuto essere a Costanza, l'unica dove erano disponibili le attrezzature adatte per eseguire grandi lavori. I marinai italiani erano alloggiati in baracche decisamente poco confortevoli. In Mar Nero, oltre ai MAS, operarono anche i sommergibili tascabili tipo CB, qui ripresi a Costanza poco dopo il loro arrivo. I CB erano unità di circa 35 tonnellate, costruiti dalla Caproni di Milano, destinati alla caccia antisom al largo della Crimea, in missioni di 3-5 giorni. L'equipaggio era composto da 4 uomini, un comandante, un direttore di macchina, un secondo capo motorista e un radiotelegrafista. La nave bulgara Varna, in rotta per la Crimea, fu affondata da un sommergibile sovietico. Con l'intero equipaggio persero la vita anche 2 marinai italiani che stavano trasferendosi alla base di Yalta, spesso bombardata dagli aerei sovietici. La squadriglia dei sommergibili CB entrò nel porto di Sebastopoli il giorno seguente la caduta della roccaforte sovietica, che aveva subito 7 mesi di assedio e di martellanti bombardamenti. Il porto di Sebastopoli era disseminato di relitti e la città era ridotta a un cumulo di macerie. I pochi superstiti della popolazione di Sebastopoli si erano accampati alla meglio nei pressi della stazione ferroviaria. I CB, fino a quel momento dediti alla caccia dei sommergibili nemici che rifornivano Sebastopoli, ora si impegnavano in missioni contro la flotta sovietica, che tendeva però a rintanarsi nei porti del Caucaso. I battelli erano dotati di 2 siluri da 450 mm. Dopo la caduta di Sebastopoli, la squadriglia dei CB nell'autunno del 1942 si trasferì a Costanza ai grandi lavori. Al seguito della squadriglia operarono tecnici della Caproni per la manutenzione. Nel corso delle loro missioni in Mar Nero, i CB affondarono 2 sommergibili sovietici e una chiatta carica di soldati. La sosta a Costanza offrì agli equipaggi l'occasione per un meritato riposo. Queste immagini mettono in evidenza il ridotto spazio di bordo, dove i 4 uomini dovevano operare nel corso delle missioni di guerra. Dopo i grandi lavori, la prima squadriglia CB si trasferì nuovamente nella base di Sebastopoli, da dove avrebbe dovuto trasferirsi nel Mar Caspio se il conflitto avesse avuto un altro corso. Dopo l'8 settembre e travagliate vicissitudini, i CB passarono nelle mani dei romeni e successivamente in quelle della Marina Sovietica. Fra i mezzi d'assalto della Regia Marina c'erano anche gli MTM o barchini esplosivi. La carica dell'esplosivo era sistemata a prora con un sistema idrostatico che la faceva scoppiare dopo l'urto appena raggiunta la profondità prestabilita.
Era infatti preferibile che lo scoppio avvenisse sott'acqua, sia per gli effetti più cospicui che ne derivavano, sia perché lo scoppio in profondità cimentava le parti della carena meno protette. Lo scafo del mezzo d'assalto era a fondo piatto per facilitare il superamento di eventuali sbarramenti. Il peso globale non era superiore alle 2 tonnellate. Questi mezzi, spinti da un potente motore da 90 cavalli, erano destinati ad essere lanciati contro l'obiettivo. A distanza di sicurezza dal bersaglio, il pilota si gettava in acqua mediante un piccolo sedile basculante all'indietro e si teneva in superficie a mezzo di un materassino galleggiante. Gli MTM venivano portati in zona d'attacco anche da caccia torpediniere appositamente attrezzati. Fra i mezzi navali impiegati per l'appoggio ai barchini c'era anche il cefalo, un peschereccio adattato per il loro trasporto, soprattutto degli MTSM, cioè barchini non più esplosivi ma siluranti. I barchini esplosivi, impiegati solo nel Mediterraneo, avevano come obiettivo le basi della Royal Navy. Tra queste, la più importante era la sede della Mediterranean Fleet ad Alessandria d'Egitto, che vediamo da una ripresa aerea e considerata inviolabile dall'ammiragliato britannico. Più accessibile era invece Suda, nell'isola di Creta, base inglese avanzata e poco protetta. Il 25 marzo 41, 6 MTM entrarono nella rada e danneggiarono in modo irreparabile l'incrociatore inglese York, successivamente distrutto da aerei tedeschi. Un altro MT affondò la cisterna Pericles. Gli MTS, più piccoli dei MAS e in grado di lanciare i siluri di poppa, parteciparono in Mar Nero all'assedio e alla conquista di Sebastopoli. Questi mezzi furono impiegati anche in Mediterraneo, nel canale di Sicilia, dove il 29 agosto 1942 uno di essi danneggiò il caccia inglese Bridge. Anche la Repubblica Sociale Italiana utilizzò dei barchini d'assalto. Queste unità, in servizio con la decima MAS, operarono contro le navi alleate ad Anzio e lungo la costa Ligure, dove alla fine della guerra, nell'aprile 1945, danneggiarono in modo irreparabile il caccia francese Trombe. I più celebri mezzi d'assalto della Marina furono però i maiali, o siluri a lenta corsa. L'equipaggio era composto da 2 uomini dotati di muta di gomma e autorespiratore, la cui missione era di collocare una carica esplosiva sotto la carena delle navi. Gli uomini venivano segretamente addestrati in un centro scuola che si trovava a Bocca di Serchio in Toscana. Gli incursori erano ufficiali e marinai scelti per particolari doti fisiche e morali sotto la supervisione di Aimone di Savoia. Ricordiamo tra gli altri Arillo, Visentini, Birindelli, Marcolini, Conti. L'unità era mascherata sotto il nome di Decima Squadriglia MAS. Uno dei suoi più noti comandanti fu Ernesto Forza. Il maiale era lungo 6 metri e 70 centimetri, aveva un peso totale di 1300 kg e portava una carica esplosiva di circa 250 kg. Per portare i maiali nelle vicinanze del porto scelto come obiettivo, si utilizzavano dei sommergibili dotati di appositi contenitori. Uno di questi sommergibili era il Gondar, qui fotografato alla Spezia nel 1940, affondato durante la prima missione. I più noti furono lo Scirè e l'Ambra. Lo Scirè, agli ordini del comandante Borghese, il 19 dicembre 1941 portò 3 maiali presso la base di Alessandria, dove si trovavano ormeggiate le principali unità della flotta inglese del Mediterraneo. I 3 maiali riuscirono a entrare nella base superando le reti di sbarramento destinate a proteggerla proprio da incursioni subacquee, temute e forse attese dagli inglesi. Gli incursori scelsero come bersaglio le navi da battaglia Valiant e Queen Elizabeth e la cisterna Sagona. Si portarono sotto la carena dei rispettivi bersagli, staccarono la testa esplosiva e l'agganciarono alle alette antirollio delle navi. Dopo aver regolato la spoletta, tentarono di allontanarsi. Ma alcuni furono catturati all'interno della base e altri quando ne erano già usciti, come Luigi Durand de la Pen. L'ufficiale fu portato a bordo della Valiant, l'unità che aveva da poco minata, e sottoposto inutilmente a interrogatorio.
Poco prima dell'esplosione, tuttavia, Della Penne avvisò il comandante della nave della necessità di far allontanare l'equipaggio. La gravità dei danni subiti costrinse la Valiant e la Queen Elizabeth a restare ai lavori per parecchi mesi. La ricognizione aerea italiana su Alessandria fotografò le due corazzate attorniate da mezzi di soccorso, ma il comando della Marina non si rese pienamente conto per molto tempo del successo ottenuto. I maiali scrissero un'altra gloriosa pagina a Gibilterra, dove riuscirono ad attaccare le navi ormeggiate in rada. La loro base era un mercantile italiano all'attracco ad Algeciras, l'Olterra, nel cui ventre erano alloggiati i mezzi d'assalto. Gli equipaggi erano sistemati in una casa chiamata Villa Carmela. L'Olterra ospitava anche un'officina per la manutenzione. I maiali prendevano il mare attraverso portelloni situati sotto la linea di galleggiamento. Queste missioni portarono all'affondamento di parecchie navi alleate, ma numerosi furono anche gli incursori dispersi in mare, come Visintini, Leone, Magro e tanti altri. Durante l'ultimo conflitto operarono su tutti i mari 172 sommergibili italiani. Di questi, 98 affondarono nel corso di missioni di guerra e in molti casi non ci furono superstiti. Di alcuni battelli si ignora addirittura quale fine abbiano fatto. Alla memoria di coloro che non sono più tornati, abbiamo dedicato questo lavoro. Il 10 giugno 1940, primo giorno di guerra, con 115 sommergibili, la Regia Marina disponeva di una delle maggiori flotte subacquee del mondo. Numerosi erano i battelli oceanici, come quelli della classe Marconi. Di notevole mole e di caratteristiche operative inferiori a quelle dei sommergibili tedeschi, erano pur sempre unità valide per abitabilità e armamento, anche se un po' lente ad immergersi. Nel corso del conflitto, 32 battelli italiani riuscirono ad attraversare lo stretto di Gibilterra per raggiungere Bordeaux, la base di Betasom, alla quale facevano capo i nostri sommergibili oceanici. La roccaforte inglese vigilava con ogni mezzo le acque dello stretto, che veniva attraversato in immersione dai nostri sommergibili. In base ad un piano preordinato, i battelli italiani iniziarono subito ad operare con successo con gli U-boat tedeschi. Impegnati in Atlantico sin dall'inizio del conflitto contro i convogli alleati che trasportavano in Europa materiale bellico. La vita all'interno dei sommergibili, anche quelli da grande crociera, era molto dura, condizionata dagli spazi ristretti e dalla costante pressione psicologica di essere colpiti da bombe di profondità. La tensione si allentava soltanto quando i battelli emergevano per ricaricare le batterie dei motori elettrici. Gli attacchi avvenivano per lo più in immersione. Avvistato il bersaglio, il battello manovrava per mettersi in posizione favorevole per il lancio. In caso di affondamento, se la nave era priva di scorta, il comandante del sommergibile cercava di soccorrere, per quanto era possibile, i naufraghi. In Mediterraneo, invece, operavano sommergibili di medie dimensioni, come questi battelli della scuola sommergibilisti di Pola nel 1941. Uno di questi era il Settembrini, utilizzato anche per la posa delle mine. In Mediterraneo le missioni subacquee erano molto pericolose, perché la sorveglianza degli inglesi era molto attenta e inoltre le zone d'agguato più favorevoli erano limitate alle acque in prossimità dei porti o presso le rotte d'avvicinamento alle basi nemiche. In caso di reazione da parte del nemico con bombe di profondità, l'unico modo per sottrarsi all'attacco era di tentare di immergersi il più possibile e sperare che lo scafo fosse in grado di resistere alle esplosioni. In quei frangenti era indispensabile osservare il silenzio radio.
Nel 1941 i tedeschi inviarono in Mediterraneo degli U-boat del tipo 7C in supporto alla flotta subacquea della Regia Marina. In queste immagini vediamo un battello germanico naufraghi, prestando anche delle cure a un ferito a bordo del sommergibile. Questa azione era stata preceduta l'11 dicembre dall'attacco al piroscafo olandese Ombilin, che fu affondato a cannonate presso la costa della Guyana britannica. Anche in questo caso, i naufraghi ricevettero aiuto dall'equipaggio del Tazzoli. Il comandante della nave e il direttore di macchina, rimasti su una lancia in avaria, furono catturati e portati poi a Betasom. Durante questa missione, il 2 gennaio 1943, il Tazzoli ebbe un appuntamento in pieno oceano con il sommergibile Cagni per essere rifornito di siluri. Il trasbordo non fu però possibile a causa delle proibitive condizioni del mare. Il comandante Fecia di Cossato portò a termine con successo un'altra azione il 24 dicembre, affondando con due siluri la motonave filippina Doña Aurora al servizio degli Stati Uniti. Questa fu una delle missioni più ricche di successi compiute dai sommergibili italiani in Atlantico. Il rientro alla base del Tazzoli avvenne il 1 febbraio 1943. Sul periscopio furono alzate le tradizionali bandierine, su ognuna delle quali era riportato il tonnellaggio delle navi affondate. Il battello si mise nella scia di uno spazzamine tedesco, che aveva il compito di precedere i sommergibili che tornavano a Betasom. Anche in questa missione, il comportamento dei marinai italiani nei confronti dei naufraghi fu tale da meritare l'apprezzamento e il ringraziamento da parte del nemico. Ad attendere sulla banchina il comandante Fecia di Cossato e il suo equipaggio era Enzo Grossi, comandante di Betasom. Uomini dai destini diversi, Fecia di Cossato si suicidò nel 1944. Grossi aderì alla Repubblica di Salò e per questa scelta, nel dopoguerra, fu allontanato dalla Marina. Da Betasom all'Appennino italiano per vedere dei mass sui tornanti della Cisa. Sono quelli della quarta squadriglia inviata in Mar Nero nel 1942, agli ordini del comandante Carlo Mimbelli. Nel maggio 1942, la dodicesima squadriglia MAS veniva trasferita sul lago Ladoga. La prima destinazione dei MAS in Mar Nero, dove troviamo il MAS 569, fu Costanza, base navale romena da dove partirono le prime operazioni. Nel giugno 1942 i MAS si trasferirono a Yalta, in Crimea, base avanzata per l'attacco a Sebastopoli. Le installazioni della base erano molto rudimentali, come dimostra lo scalo d'alaggio sul quale si trova il MAS 568. Nel luglio 1942 la base dei MAS fu trasferita a Sebastopoli, nel frattempo conquistata dalle truppe tedesche e romene. La base principale avrebbe dovuto essere a Costanza, l'unica dove erano disponibili le attrezzature adatte per eseguire grandi lavori. I marinai italiani erano alloggiati in baracche decisamente poco confortevoli. In Mar Nero, oltre ai MAS, operarono anche i sommergibili tascabili tipo CB, qui ripresi a Costanza poco dopo il loro arrivo. I CB erano unità di circa 35 tonnellate, costruiti dalla Caproni di Milano, destinati alla caccia antisom al largo della Crimea, in missioni di 3-5 giorni.
L'equipaggio era composto da 4 uomini, un comandante, un direttore di macchina, un secondo capo motorista e un radiotelegrafista. La nave bulgara Varna in rotta per la Crimea fu affondata da un sommergibile sovietico. Con l'intero equipaggio persero la vita anche 2 marinai italiani che stavano trasferendosi alla base di Yalta, spesso bombardata dagli aerei sovietici. La squadriglia dei sommergibili CB entrò nel porto di Sebastopoli il giorno seguente la caduta della roccaforte sovietica che aveva subito 7 mesi di assedio e di martellanti bombardamenti. Il porto di Sebastopoli era disseminato di relitti e la città era ridotta a un cumulo di macerie. I pochi superstiti della popolazione di Sebastopoli si erano accampati alla meglio nei pressi della stazione ferroviaria. I CB, fino a quel momento dediti alla caccia dei sommergibili nemici che rifornivano Sebastopoli, ora si impegnavano in missioni contro la flotta sovietica, che tendeva però a rintanarsi nei porti del Caucaso. I battelli erano dotati di 2 siluri da 450 mm. Dopo la caduta di Sebastopoli, la squadriglia dei CB nell'autunno del 1942 si trasferì a Costanza ai grandi lavori. Al seguito della squadriglia operarono tecnici della Caproni per la manutenzione. Nel corso delle loro missioni in Mar Nero, i CB affondarono 2 sommergibili sovietici e una chiatta carica di soldati. La sosta a Costanza offrì agli equipaggi l'occasione per un meritato riposo. Queste immagini mettono in evidenza il ridotto spazio di bordo, dove i 4 uomini dovevano operare nel corso delle missioni di guerra. Dopo i grandi lavori, la prima squadriglia CB si trasferì nuovamente nella base di Sebastopoli, da dove avrebbe dovuto trasferirsi nel Mar Caspio se il conflitto avesse avuto un altro corso. Dopo l'8 settembre e travagliate vicissitudini, i CB passarono nelle mani dei romeni e successivamente in quelle della Marina Sovietica. Fra i mezzi d'assalto della Regia Marina c'erano anche gli MTM o barchini esplosivi. La carica dell'esplosivo era sistemata a prora con un sistema idrostatico che la faceva scoppiare dopo l'urto appena raggiunta la profondità prestabilita. Era infatti preferibile che lo scoppio avvenisse sott'acqua, sia per gli effetti più cospicui che ne derivavano, sia perché lo scoppio in profondità cimentava le parti della carena meno protette. Lo scafo del mezzo d'assalto era a fondo piatto per facilitare il superamento di eventuali sbarramenti. Il peso globale non era superiore alle 2 tonnellate. Questi mezzi, spinti da un potente motore da 90 cavalli, erano destinati ad essere lanciati contro l'obiettivo. A distanza di sicurezza dal bersaglio, il pilota si gettava in acqua mediante un piccolo sedile basculante all'indietro e si teneva in superficie a mezzo di un materassino galleggiante. Gli MTM venivano portati in zona d'attacco anche da cacciatorpediniere appositamente attrezzati. Fra i mezzi navali impiegati per l'appoggio ai barchini c'era anche il cefalo, un peschereccio adattato per il loro trasporto, soprattutto degli MTSM, cioè barchini non più esplosivi ma siluranti. I barchini esplosivi, impiegati solo nel Mediterraneo, avevano come obiettivo le basi della Royal Navy. Tra queste, la più importante era la sede della Mediterranean Fleet ad Alessandria d'Egitto, che vediamo da una ripresa aerea e considerata inviolabile dall'ammiragliato britannico. Più accessibile era invece Suda, nell'isola di Creta, base inglese avanzata e poco protetta. Il 25 marzo 41, 6 MTM entrarono nella rada e danneggiarono in modo irreparabile l'incrociatore inglese York, successivamente distrutto da aerei tedeschi. Un altro MT affondò la cisterna Pericles. Gli MTS, più piccoli dei MAS e in grado di lanciare i siluri di poppa, parteciparono in Mar Nero all'assedio e alla conquista di Sebastopoli. Questi mezzi furono impiegati anche in Mediterraneo, nel canale di Sicilia, dove il 29 agosto 1942 uno di essi danneggiò il caccia inglese Bridge. Anche la Repubblica Sociale Italiana utilizzò dei barchini d'assalto.
Queste unità, in servizio con la decima MAS, operarono contro le navi alleate ad Anzio e lungo la costa ligure, dove alla fine della guerra, nell'aprile 1945, danneggiarono in modo irreparabile il caccia francese Trombe. I più celebri mezzi d'assalto della marina furono però i maiali, o siluri a lenta corsa. L'equipaggio era composto da due uomini dotati di muta di gomma e autorespiratore, la cui missione era di collocare una carica esplosiva sotto la carena delle navi. Gli uomini venivano segretamente addestrati in un centro scuola che si trovava a Bocca di Serchio in Toscana. Gli incursori erano ufficiali e marinai scelti per particolari doti fisiche e morali sotto la supervisione di Aimone di Savoia. Ricordiamo tra gli altri Arillo, Visentini, Birindelli, Marcolini, Conti. L'unità era mascherata sotto il nome di Decima Squadriglia MAS. Uno dei suoi più noti comandanti fu Ernesto Forte, uno italiano, durante un'esercitazione di rifornimento in mare. I sommergibili italiani erano anche utilizzati per il trasporto di rifornimenti in Libia. Questo è l'Atropo, durante una visita di Mussolini nel luglio 1942 in Africa. L'attività della base di Betasom era molto intensa. Il comandante De Giacomo si imbarca per una missione. Il sommergibile Cagni si avvia a raggiungere la sua zona di agguato in Atlantico. Partenze e rientri per avvicendamenti si susseguivano ogni giorno. L'Atlantico fu la zona di operazioni in cui i sommergibili italiani ottennero i più lusinghieri successi. I nostri battelli non agivano in branchi come i tedeschi, ma singolarmente, come in questa azione di affondamento condotta dal Tazzoli del comandante Fecia di Cossato. Uno di quelli che ottenne i migliori risultati fu il Barbarigo, comandato da Enzo Grossi, poi responsabile di Betasom, in sostituzione dell'ammiraglio Polacchini. Qui lo vediamo in un'azione di immersione rapida. Spesso le missioni venivano condotte con mare in tempesta, il che rendeva molto più arduo colpire con i siluri. All'inizio del 1942, dopo l'entrata in guerra degli Stati Uniti, i sommergibili italiani estesero l'area delle loro operazioni alle coste americane, poiché vi era la possibilità di intercettare navi isolate senza essere attaccati da aerei o navi di scorta. Le buone prestazioni della nostra flotta subacquea in Atlantico furono purtroppo messe un po' in cattiva luce dall'atteggiamento del comandante Grossi, che dichiarò di avere affondato due corazzate americane. Ma come fu appurato nel dopoguerra, la notizia non risultò vera. Comunque, al suo rientro alla base di Betasom, il Barbarigo fu accolto con tutti gli onori. Ovviamente, il servizio propaganda diede grande risalto a questo episodio, che in effetti suscitò molto entusiasmo nel paese. Un altro sommergibile che conquistò grande e meritata notorietà fu il Tazzoli, comandato da Carlo Fecia di Cossato, uno dei migliori ufficiali della Regia Marina. Queste immagini documentano una sua missione in Atlantico nel dicembre 1942. Il 20 dicembre fu affondato il piroscafo inglese Queen City. Poiché l'agonia della nave durò parecchie ore, l'equipaggio riuscì a mettere in mare le scialuppe di salvataggio. I marinai del Tazzoli ebbero così la possibilità di fornire assistenza ai